In occasione della giornata per il lavoro diocesana che si è svolta presso l'azienda Tesi per una preghiera agli operai, era presente all'incontro anche il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, che ha messo in evidenza quanto il comune stia facendo per creare occupazione. Il 12 giugno, dichiara Alfieri, inaugureremo il primo chilometro e tre di lungomare. Questa non sarà solo un'opera per passeggiare, sottolinea Alfieri, ma con questo importante intervento si darà la possibilità alle tante strutture balneari di restare aperte 7-8 mesi e dunque incrementare anche i posti di lavoro. Come mio solito sono uno che mantiene gli impegni e gli impegni elettorali non sono fatti per creare consenso, ma sono fatti perché tengono conto della trasformazione delle realtà. E per esempio voglio citare, il 12 giugno sarà inaugurato il lungomare di Capaccio Pestum, il primo chilometro e tre di 3 chilometri. Che cosa accade? Non è soltanto un'opera che farà passeggiare, perché io voglio ricordare che Capaccio Pestum a 13 chilometri di costa non aveva un metro per passeggiare, però si dà l'opportunità a tanti lidi, a quindi lidi che sono anche bar e ristoranti, di poter restare aperti 7-8 mesi, perché noi abbiamo la fortuna di avere un clima mite. Significa che attività che stanno aperte c'è bisogno di lavoratori, c'è bisogno, e quindi gente che lavora in più, non lavora più soltanto per 2 mesi, ma lavora per 8 mesi, si innesca un meccanismo di attrazione. Quindi noi siamo in una regione di 6 milioni di abitanti e perché no una passeggiata così bella con un bosco vicino al mare, che è un fatto davvero miracoloso, quindi migliaia di persone che si recheranno qua perché potranno passare delle ore vicino al mare, passeggiare, quindi pranzeranno nei nostri ristoranti, gli verrà probabilmente l'idea di acquistare un fabbricato, di venire in vacanza. Quindi ho parlato di un'opera, ma così il teatro creerà altro lavoro, e così tutte le opere che si vanno a fare, che non sono soltanto opere pubbliche, ma sono opere che cambiano la qualità della vita dei residenti, migliorano quindi la condizione locale, ma sono la precondizione per il turismo. Poi pulizia, manutenzione, attenzione e poi la politica del territorio. Io sono presidente dell'Unione dei Comuni, è tutto in funzione, in prospettiva di questo territorio. Siamo ormai, fra qualche settimana, saremo 11 comuni perché entrerà anche Giungano, quasi 60.000 abitanti, un distretto turistico anche, ineguagliabile. Quello che abbiamo noi non lo tiene nessuno, siamo una realtà del Mezzogiorno e credo che nei prossimi anni faremo parlare di noi perché faremo cose straordinarie.